Lidia Bella contro Niloufar, l'appello alla redazione di Uomini e Donne. Lidia Bella contro Niloufar addati a Uomini e Donne, l'affermazione che fa pensare. Lidia Bella ha commentato il comportamento di Niloufar addati a Uomini e Donne, facendo capire di essere contraria a questo tipo di atteggiamento. La tronista non è sicuramente tra le più amate del programma. Tanti sono i commenti negativi che sta ricevendo dai telespettatori, soprattutto dopo la puntata del Trono Classico del 15 gennaio. Niloufar, a detta di molti, avrebbe un carattere un po' troppo duro, ma soprattutto abbastanza aggressivo. Proprio per questo motivo, il pubblico di Canale 5 non riesce ad apprezzare il suo percorso. Anche Tina Cipollari ha dimostrato la sua disapprovazione, affermando di non essere d'accordo con il comportamento che tiene con i suoi corteggiatori. Diversi sono i commenti negativi sui social ed ecco che salta all'occhio quello di Lidia. La gemella ha espressamente rivelato che non le piace l'atteggiamento di Niloufar. Ma è una frase ad incuriosire parecchio. Della stessa opinione è anche la sorella, Jessica. Entrambe sul loro profilo Instagram hanno detto la loro. Sappiamo che spesso le gemelle Bella commentano le puntate del Trono Classico. Ma Niloufar, anziché essere così agguerrita, perché non pensa a conoscere qualcuno in modo serio, che ancora non ha costruito un bel niente con nessuno. Questa è la frase condivisa da Lidia sulle storie di Instagram, dove appare anche una breve ripresa della puntata di oggi. Ed ecco che una frase non può non essere notata. Dio dà il pane a chi non ha i denti. La Bella sembra essere convinta del fatto che Niloufar non sappia gestire il trono. Questa affermazione farebbe pensare che Lidia vorrebbe sedersi sull'ambito trono. Più volte si è parlato di una sua possibile partecipazione, come anche quella di Jessica, quando si era lasciata con Kevin. Anche lei ha commentato la puntata. Ragazzi, ma Niloufar per caso ha 19 anni ed è già in menopausa? Cioè calmati. Rilassati, baby. Lidia Bella commenta la puntata del Trono Classico e fa un appello alla redazione. Sicuramente a Lidia e Jessica non piace molto il trono di Niloufar. Ma non sono le uniche. Davvero tanti sono i commenti dei telespettatori che non riuscirebbero ad apprezzare l'atteggiamento dell'addati. Anche la presenza di corteggiatori già conosciuti ha portato il pubblico a fare una richiesta, ovvero quella di vedere più volti nuovi nel programma.